Questo video è sponsorizzato da Games, il primo sito di eSports Coaching in Italia. Se vuoi prenotare anche tu una lezione di FIFA con i migliori coach del settore, visita il link in descrizione. Come avevo promesso, da lunedì sarebbero ripartiti i video, nonostante comunque la voce molto nasale, poiché appunto ho avuto il Covid. Per fortuna sono tornato negativo, ma ho ancora un po' di postumi, tra cui molto raffreddore. E quindi ripartiamo con la tier list sui migliori ruoli, sui migliori giocatori per ogni ruolo, e oggi è il turno dei CC, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Si riparte finalmente con i video. Ieri vi ho pubblicato una cosa fantastica che è successa questo fine settimana sul mio profilo durante la Weekend League, che abbiamo aperto appunto il pacchetto Marvel Hero. Vi lascio come sempre il video qua sopra se non l'avete ancora visto, andate a recuperare perché qualcosa di stupendo, ho goduto davvero tantissimo. E oggi però torniamo a parlare dei migliori giocatori per ogni ruolo. Infatti avevamo iniziato dagli attaccanti, ci siamo poi bloccati sui migliori trequartisti e oggi è il turno dei migliori CC. Cosa intendo però per CC? Tutti quei centrocampisti che sono in realtà delle mezze ali, quindi centrocampisti che possono giocare sia in un centrocampo a 3 dove probabilmente performano meglio, ma anche comunque in una mediana a 2 accanto ad uno però più difensivo, che io chiamo solitamente mediano, quelli che vediamo su FIFA come CDC. Infatti spesso questi due ruoli vengono confusi e quelli che vi mostro oggi sono i CC, che sono quelli diciamo più offensivi. Poi faremo un video a parte sui migliori mediani, ovvero i CDC, i centrocampisti difensivi puri, come ad esempio Vieira, come ad esempio Kanté e tutti questi qua. Prima di partire però mi raccomando, lasciate come sempre un bel like per supportare il video e poi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun contenuto, perché questa settimana torneranno i video a bomba, mi auguro. Cambiamo schermata e passiamo subito a quella dei centrocampisti. Come potevamo non partire ovviamente dalla Premier League? Qui il miglior centrocampista è Joao Cancelo nella sua versione out of position. 182 cm alto alto di work rates, che per un CC a parer mio è il miglior work rates che possa avere, e poi 4 mossa abilità e 4 piede debole, quindi centrocampista completissimo. È una mezzala perfetta in fase difensiva, è presente ovunque. Il fisico non è dei migliori perché comunque non ha tantissima forza, ma velocità, dribbling, tiro, passaggio, veramente come lui ce ne sono pochissimi. Non costa poco, però quello che costa lo vale assolutamente tutti. Poi, per non parlare dei link, portoghese, Manchester City, Premier League, quindi sia su PS4 che su PS5 va benissimo. E in questo caso, apro e chiudo una parentesi, la classifica che vi sto per dire vale sia su PS4 sia su PS5. Se ci dovessero essere dei giocatori che rendono solamente su una console, ve lo dirò, state tranquilli. Come sempre andiamo anche a vedere le alternative migliori a basso costo, e per basso costo in questo caso mi terrò sempre sotto i 50-40k massimo, altrimenti non sono più a basso costo. Impossibile non citare Ivan Perisic, anche lui nella sua versione out of position. Lui in realtà come ruolo non può fare il CC, cioè lo può fare ma non lo ha come ruolo. Infatti se andiamo a vedere lui ha TD e DAD, può fare tutto tranne il CC. Però CC riusciamo comunque tramite vari magheggi a farlo giocare CC. Basta mettere magari un 4-1-2-1-2 largo, mettere lui CC, come CDC mettiamo quello che sarà poi il suo compagno di reparto, e in game magari 4-4-2, 4-2-2, qualunque modulo voi vogliate giocare, Perisic lo spostate come CC. Lui il rapporto meta prezzo forse è anche meglio di Cancelo, perché altro normale di work, che comunque non è il massimo, alto alto sarebbe stato meglio, però 4 mossa abilità, 5 di piede debole, un fisico clamoroso. Lui al contrario di Cancelo ha più fisico che difesa, però per tutto il resto probabilmente è meglio, tranne che per la velocità. In game comunque è anche più alto, 186 cm, ed è molto fastidioso per tutti quanti gli avversari. Ripeto, il prezzo è basso e il rapporto meta prezzo è ottimo. È ovvio che è anche più difficile da abilitare, perché sia del Tottenham che di nazionalità croata link ce ne sono davvero pochi. Se però vogliamo fare i puristi e quindi non mettere in questa classifica tutti i centrocampisti adattati, allora la vera alternativa a Joao Cancelo è Matheus Nunes nella sua versione Road to World Cup, che è uscita proprio questa settimana. Gran carta, costa poco perché al momento sta sui 40k, 3 di mossa abilità, 3 piedi deboli, quindi tecnicamente qualcosina perde. Altro normale di work, 183 cm, ma guardate che belle statistiche, perché 86 di velocità, 89 di dribbling, 82 di difesa, 83 di fisico, 81 di passaggio e 77 di tiro. Quindi insomma lui è davvero una gran carta.
Passiamo ora alla Liga Spagnola e questo è ovviamente il suo anno, lo si è capito già dalla prima settimana di gioco in cui ho ricevuto già un paio di carte, tra cui il POTM, ed è Federico Valverde nella sua versione Road to the Knockout. Ha ricevuto anche l'upgrade perché ovviamente il Real Madrid è passato alla fase, alle fasi finali della Champions League. Questa carta, ragazzi, è clamorosa, alto alto di work rate, 3 di mossabilità, 4 di piede debole, 182 cm, 91 di velocità con 84 di dribbling, 85 di passaggio, 85 di fisico, 84 di peso e 79 di tiro. È uno dei centrocampisti preferiti da chiunque, dai pro player e dai non pro player. È ovunque in mezzo al campo, è forte sia in fase offensiva che in fase difensiva. Su lui non penso ci sia altro da dire. Costa ovviamente tantissimo, però il prezzo è giustificato. C'è però una validissima alternativa anche in Liga, sempre del Real Madrid, che è Lucas Vázquez, una sua versione out of position. Lui ha come ruolo di base CAC, ma in realtà se andiamo a vedere i ruoli secondari ha anche CC e CDC, quindi potete metterlo benissimo già nel ruolo di CC. Lui è un Valverde chip, assolutamente, perché come andiamo a vedere le stats, 173 cm, quindi cambia un po' il fisico, ma in realtà in game sembra leggermente più alto. È abbastanza esile e comunque il 78 di fisico già faceva presagire che non era al massimo. Lui forse è un po' più simile a Cancelo in game che a Valverde, però 4 mossabilità, 4 piede debole, alto alto di work rate, 86 di velocità, 81 di tiro, 83 passaggio, 84 di dribbling, 80 di difesa. L'ho provato lui per una weekend league intera, mi è piaciuto molto. Ovviamente al suo fianco, come in tutti gli altri giocatori che vi sto elencando, ci va uno fisico, un vero mediano puro. Però lui sia in un centrocampo a 3 che in un centrocampo a 2 fa il suo e costa davvero pochissimo, perché se non mi sbaglio è sui 20k. Il Ligan era abbastanza scontato, Renato Sanchez nella sua versione One to Watch. Il suo prezzo sta salendo alle stelle perché dovrà ricevere l'upgrade della vittoria del Portogallo, quindi al mondiale dovrebbe diventare 85 e chissà che carta fantastica che diventa. Alto alto di work rate, 4 mossabilità, 4 piede debole, 176 cm. Lui è un centrocampista completo, poi link del PSG, quindi che ve lo dica, fa 86 velocità, 87 dribbling, 78 di tiro, 76 di difesa, 87 di fisico, 80 di passaggio. Poi il capello ignorante in game, il body type molto grosso, è onnipresente, davvero lui è fastidiosissimo. Per me comunque il prezzo che richiede non è giustificato, però c'è tanto hype attorno a questo giocatore ormai da un paio di anni, quindi il mercato è quello che è. Potrebbe anche ricevere un altro upgrade magari nel corso dell'anno, anche se al PSG gioca poco e quando gioca non rende così tanto. Infatti è inspiegabile come sia così forte su FIFA se poi nella vita reale sono anni che ci si aspetta tanto e delude. Però comunque non stiamo parlando di FIFA e quindi rimaniamo in tema. Tanto è forte che la migliore alternativa in Ligan è la sua versione base. Infatti in Ligan comunque i CC scarseggiano, tanti CDC, poche mezze ali. Se proprio ve ne devo nominare una, allora vi nomino Ramsey nella sua versione Path to Glory. Infatti questo Ramsey è gratis, lo trovate negli obiettivi, se avete voglia sbloccatelo. Oltre a Renato Sanchez base non c'è altro. È una carta discreta, diciamo normale di work rate non è il massimo, 3 mossabilità, 3 piedi debole, ripeto, è gratis. Quindi se vi dovesse servire un giocatore della Ligue 1, allora andate su di lui. Rimaniamo ancora a parlare dei Path to Glory, perché in questo caso in Bundesliga il migliore è Goretzka, una sua versione Path to Glory, e già la sua versione base comunque era molto valida. Questo è ancora più forte, Gullit Gang ormai totale, perché 80 di velocità, 85 di dribbling, 84 di tiro, 84 di difesa, 88 di fisico, 84 di passaggio. 4 piede debole, 3 mossabilità, ma in realtà ragazzi le mossabilità sui centrocampisti non servono quasi a nulla. Altro normale di work rate, 189 cm, è veramente un armadio in game. Tra l'altro in Bundesliga anche qua molte alternative non ci sono, perché prima di questa versione il migliore era probabilmente sempre Goretzka nella sua versione base. Lui costa parecchio perché ovviamente la Germania diciamo che è tra le favorite, anche se per il momento non lo sta dimostrando, però in caso di uno o due upgrade questa diventa veramente una carta letale. Sempre in Bundesliga a soli 15k però troviamo Jude Bellingham nella sua versione IF, 86, 77 di velocità, 86 di dribbling, 78 di tiro, 80 di difesa, 81 di passaggio, 82 di fisico, 4 mossabilità, 4 piede debole e alto alto di work rate. 186 cm, lui è davvero molto valido in realtà. Per quello che costa è assolutamente regalato. Poi è inglese, quindi comunque anche facile da ibridare eventualmente con altri inglesi di Premier League. È del Borussia Dortmund, il che comunque non aiuta perché il Borussia Dortmund quest'anno purtroppo non ha grandi link. Però comunque lui è un ottimo centrocampista, un'ottima mezzala, sempre comunque affiancato ad uno più fisico e difensivo. Andiamo alla nostra amata Serie A ed è anche l'unico che vedete che non è giocatore sperimentale, perché sì, come vedete
ho avuto la fortuna di trovarlo. Primo proprietario non scambiabile, ce l'ho fatto ancora solo una partita. Claudio Marchese nella selezione Marveliro. Vi ripeto, vi lascio il link qui sopra se volete andare a vedere come l'ho trovato e cosa è successo questo fine settimana. Ragazzi, cosa vi devo dire in questa carta? 180 cm, alto alto di Warcraft, 4 massa abilità, 4 piede debole, Gullet Gang totale. 83 velocità, 87 dribbling, 84 di tiro, 81 di difesa, 86 di passaggio, 83 di fisico. In game è praticamente ovunque, ci ho fatto qualche amichevole che non viene contata qui. E ragazzi, lui giocatore davvero totale, può fare anche forse il mediano, cioè può essere anche lui quello più difensivo tra i due. Però il ruolo vero è la mezzala, ripeto, sia a 3 sia a 2. Lui lo vorrei affiancare a Vieira, che prenderò dagli swap, quindi capite voi che coppia fantastica si vorrebbe creare a centrocampo con Vieira, mediano puro, e Marchisio tuttocampista. In Serie A a davvero poco prezzo c'è Barella nella sua versione IF. Lui è uno dei migliori assolutamente in Serie A a fare la mezzala, quasi Gullet Gang, perché comunque tiro e difesa non sono ancora a 80, ma 78-79 sono validissimi. Anche lui alto alto di work rates, è più piccolo rispetto a Marchisio perché 172 cm in game risulta più simile a Kanté che a Marchisio. 3 mossa abilità, 3 piede deboli, 80 velocità, 85 di dribbling, 84 di passaggio, 82 di fisico. Lui è davvero fastidioso perché è piccolo ma si infila ovunque in campo, lo trovate davvero sempre, vince anche i contrasti fisici. Quando parte in velocità non lo prendete più spesso in mezzo al campo perché comunque ha un'ottima accelerazione, ha un ottimo controllo palla. 20.000 crediti, ragazzi, è ottimo. Poi è italiano dell'Inter, quindi anche facile da linkare in una Serie A. Per me lui ci deve essere. Quindi questi sono tutti quanti i CC che io consiglio per ogni campionato, sia il migliore sia la versione a basso costo. Ripeto, questi CC possono tutti quanti giocare sia in un centrocampo a 3 sia in un centrocampo a 2 accanto ad altri mediani. Non mi dite posso utilizzarlo CC, perché no, non potete utilizzarli CC, non hanno le caratteristiche per farlo, nessuno di questi ha le caratteristiche per farlo, nemmeno lo stesso Marchisio, perché allo stesso prezzo di questi CC ci sono CAC nettamente superiori. Quindi perché spendere crediti per comprare un CC e adattarlo a CAC quando a meno o allo stesso prezzo è riuscito a prendere giocatori che in quel ruolo da CAC performano di più? Stesso discorso vale per il CDC, su quelli poi faremo un video a parte sicuramente nei prossimi giorni. Per questo video quindi per oggi è tutto, fatemi sapere qual è la vostra mediana preferita, chi avete voi a centrocampo, soprattutto se giocate con il centrocampo a 2 o con il centrocampo a 3. Scrivetemi nei commenti qui sotto chi sono i vostri centrocampisti preferiti. Io ve l'ho detto, vorrei fare Vieira Icon World Cup da prendere dagli swap più Marchisio che ho trovato. In realtà ho trovato anche Park Ji-sung, la sua versione Marvel, nell'Iro precedente, che messo come CC è davvero tanta roba, però assieme a Marchisio vorrei uno più difensivo e quindi ahimè Park lo utilizzerò come super sub. Vi invito come sempre a seguirmi anche su tutti quanti gli altri social che trovate nella descrizione qui sotto. Come sapete sono in live tutti i giorni alle 14.30, quindi se vi va di fare due chiacchiere io vi aspetto sempre, e ora vi do appuntamento al prossimo video. Bella!